여기는 이 교실은 미술 테크닉을 익히는 이 아카데미 학생들의 교실입니다. 여기서는 자유자재로 자유롭게 미술 이 작품들의 테크닉을 배우는 곳인데 이 학생한테 한번 물어볼까요? 물어보겠습니다. 이것은 adesso che state facendo? Vedendo le diverse imprimiture, quindi imprimitura alla farina e un'imprimitura al latte. Latte? Latte. Ah. Era latte, adesso è un'imprimitura. Scusi, gli studenti che stanno studiando sono uiuro, micro로서 i cream, quindi campus. 캠퍼스를 준비하는 과정을 준비하는 곳입니다. 이것은 라떼? 라떼 e farina di segale. 아, 이것은 밀가루. 밀가루로서 sono ottime per dipingere. 아, per chiudere, per chiusura. 아, 처음 준비하는 과정, 이 캔버스 준비하는 과정을 지금 익히고 있는 중입니다, 학생들이. 그리고 questo? Questa è una carta incollata su pattina. 아, 이것은 표구, 즉 표구하는 이 과정으로서의 과정을 익히고 있는 중입니다, 학생들이. 그리고 prossimamente che volete? Questa mattina vedremo l'acquerello. Ah, 그리고 오늘은 수채화 수업이 있다는군요. 수채화를 익히는 이러한 기초 voi fate primo anno, no? Loro fanno primo anno, io no. Secondo anno? Secondo anno chi? Lui è l'insegnante. Professore, credevo studente, uguale. Sono primo anno. Primo anno. Primo anno, sì. Pittura, primo anno. Professore di pittura. Sì. 선생님이십니다. 교수님. 저는 학생인 줄 알았습니다. 죄송합니다. 교수님, 그림 교수님이시고, 그림은 미술을 가르치는 교수님. 이것은 이제 테크닉을 가르치는 교수님이시고, 처음 기초를 공부하는 이 학생들, 1학년 학생들입니다. 이 교실은 미술 교실로서 이 선생님, 이 교수님은 루칠라 라니 교수님이십니다. 교수님께 약간의 인포메이션을 여쭤보겠습니다. Professoressa, questa aula oggi, che studio, tema di questa lezione, cosa c'è? In questa giornata, più che una lezione, stiamo realizzando una mostra. Stiamo lavorando per una esposizione. Per preparazione di una mostra. Sì, preparazione di una mostra.
che si terrà in diversi momenti durante questo anno accademico. Un primo appuntamento è domenica 29 di novembre, quindi questa domenica. Da dove? Qui vicino, in un palazzo storico, Fondazione Marini Clarelli Santi, e un gruppo di ragazzi comincerà ad installare due opere. Dopodiché, durante l'anno, in questo stesso spazio si terranno altre esposizioni di pittura e di installazioni. Okay. 아, 교수님께서는 이렇게 말씀하십니다. 이 학생들이 지금 그룹전을 준비하고 있다고 전시회를 준비하고 있는 중이라고 말씀하십니다. 그리고 여기에는 많은 이제 보실 텐데 adesso stanno proprio ognuno stanno realizzando questa installazione che il progetto è di una studentessa Ficrete Topalli che è questa studentessa qui presente. E il gruppo di studenti iscritti al secondo anno stanno collaborando per realizzare questa opera. Questo è per Cigumun, i Johnsi Jumbirul Han Jungigo, i Solcimisul, Solcimisul del gruppo Jumbiamenso, onore suobi, Cinengdegu in Jungimida. 그리고 가까운 이 곳에서 가까운 전시관에서 앞으로 전시할 예정이라고 말씀하시는군요. Un po' vediamo, un po' girando opere che prepara. Questo è interessante. Questo è 4. Perché scelto 4 numero? Stiamo facendo tutti i numeri, però. Tutto il numero 4? Sì. Perché? No, no, tutti i numeri stiamo colorando, però adesso è la fila del numero 4, poi qui abbiamo il 7 e ci andiamo avanti. Io sono sa. Visto che l'ultimo tempo vediamo tante crisi, tante persone che vengono morte, la causa di guerra, di tutti questi che circondiamo nell'ultimo tempo, e mi ha fatto pensare che adesso ogni numero che vedo in internet che vengono le persone uccise, a volte non vengono raccontate proprio precisamente, ci sono ancora di più che si presentano. E tramite i numeri io ho presentato tutte le persone del mondo che vengono uccise. E mi sento male un po' con la politica che non gestisce bene, che viene tutto questo disastro tramite le persone, e volevo presentare tramite questo cornice la politica e il popolo tramite i numeri che vengono. Quindi scelto usare il numero, no? Sì. 이 학생이 이야기하는 것은 이 요즘 애들이 그 불행한 일들이 나타나는 죽이고 살리고 하는 여러 이 일들이 사건들이 이 번호를 통해서 그 사람들의 숫자를 통해서 사건들의 숫자를 통해서 했기 때문에 이 영감을 얻은 것이 바로 이 숫자 지금 4자지만은 다른 숫자 3, 4 이 모든 숫자를 이용하고 있습니다 여기 있는 것은 4자를 들어만 보게 되었는데 이 학생이 그 이 번호를 통해서 전하고 싶은 마음속에 영감을 얻은 것을 내용을 전하고 싶다는군요.